Ciao a tutti! Oggi scopriamo le creazioni in resina e ho usato qualche stampo che non avevo mai usato, tipo questo qui e questi piccolini. Guardate come sono piccoli! Ok, allora, ci sarà forse qualche creazione su Harry Potter? Ma chi lo sa? Ok, allora, cominciamo subito e dato che ho davanti questo, cominciamo da questo qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, il polipino! Si mette a fuoco magari. Ok, ce l'ho fatta. Guardate che carino! Oddio, che tenero! C'è un glitterino qui. Vabbè, ma è bellissimo, sembra fatto apposta. Che carino! Ok, e uno. E guardiamo anche l'altro, sempre di questo stampo. Questo forse avrà gli zuccherini. Sì, oh, un minion zuccherino. Ciao, come ti chiami? Ciao, ciao. Che carino! Oh, finalmente un minion carino. Ok. L'altra volta l'avevo fatto, ma si era bagnato lo stickers, quindi questa volta ho plastificato lo stickers. Vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, eccola! Questa è una di Harry Potter e DJ, guarda come carino. Ma è bellissimo questo sfondo. Wow. Ok, questa è bellissima, secondo me. Guarda quanto è lucida poi. Fiu, fiu, fiu. Questa è la top, questa è la top. Ok, poi vediamo. Uno di questo qua. Ce n'è una che sono curiosissima di vedere. Penso sia questo, quindi andiamo a vedere questo. Cosa ho combinato? Ma è uscito davvero carinissimo. Ah, questo gattino, penso sia sì, un gattino nella banana. E avevo fatto uno sfondo stranissimo, ma mi piace. Wow! Mi ero molto spaventata. Vediamo questo. Oh, che carino mio! Nel gelato. Ok, che bello. Sì, mi piace mettere Mio che è tutto rosa con gli occhi azzurri su uno sfondo azzurro blu per riprendere gli occhi. Mi piace. Bello, 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 bello. Poi vediamo questo cuoricino. Che cosa c'è dentro? Questo cuoricino. Ah, ok. Questo è Harry Potato. Allora, come vedete ho fatto lo sfondo d'oro e qua dove c'è la bacchetta magica, la bacchettina, ho voluto fare tipo come se ci fosse della magia, no? Dove c'è la bacchetta con i glitter argentati. E devo dire che è bellissima! Ah, e siamo a due di Harry Potter! Ok, poi vediamo questo stampo che non l'avevo ancora usato. Oh, ma che carina! Allora, la forma è davvero bellissima, mi piace. E ho messo questo gattino con il cuoricino con le bacchettine di fimo. Bella, mi piace. Poi vediamo anche questo di uno stampo che non avevo mai usato. Tutto zuccheronoso. Oh, che carina. Praticamente cioè, avevo preso un set di questi stickers. Voglio farli tutti con gli zuccherini dietro per farli tutti simili. Perché sono davvero carini. E poi è davvero bellissima questa forma, piccolina così. Ogni volta che faccio i zuccherini mi vengono altissime perché per coprirli tutti. Ok, bellissima. Allora, vediamo uno di questi qua piccolini. Che lo stickers è. Sì, lo sticker. Lo stampo è opaco, quindi ho fatto il contrario. Oh, ma che carina! Ho fatto il polipino con il cuoricino in fimo con tutti i glitter azzurri come se fosse nell'acqua. Ma è bellissima questa forma, guarda quanto è piccola. Oh, che carina. Vediamone un altro. Ah, la fettina di anguria. Perché avevo tutti questi stickers minuscoli e poi ho visto questi in una scatola, questi stampini. Ho detto, ma sì, proviamoci, sono davvero carinissimi. Ok, poi vediamo questa qua grande. Che sono molto 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 molto, ma dico molto curiosa di vedere come è uscita perché non sapevo, ero un po' in dubbio.
Oh mio Dio, bellissima Edwige, guardate! Wow! Sembra che sta volando nel cielo. Allora, guardate, è bellissima. Sembra che sta volando nel cielo. Wow! Ok, questa è stupenda. Wow, guardate quanto bello, quanto luccica. E un'altra di Harry Potter. Ok, vediamo un po'. Allora, vediamo qua una di queste grosse. Aiuto. Aiuto, aiuto. Ok. Sto facendo un danno tremendo. Allora. Oh, ma che bello lo sfondo così. Ora ovviamente dietro è opaco, ma l'andrò a lucidare. E guardate quanto è bello Spider-Man. Bella, bella, bella. Qua da sistemare. Anche qui, vabbè. Poi. Vediamo questa qua tutta con gli zuccherini. Mi sono data gli zuccherini questa volta. Ah, il gelatino, ovviamente. Se c'è il gelatino, tutto zuccheroso. Che carina. Poi vediamo questa. Oh, ma che bello sfondo che ho fatto. Guardate che luce che fa. Bellissimo questo sfondo qua è fantastico. Wow. Yeah. Qua ne mancano ancora due, vediamo prima questa. Oh, ma che carino! Qua c'è tutta la sabbiolina fucsia che mi piace un sacco ed è bellissimo, guardate. Ah, ma come fanno esserci dei glitter sopra lo... Ah, vabbè. C'è un glitter qui, è un gattino luccicoso. E l'ultimo di questo stampo. Vediamo. Oh, lo scettro di Sailor Moon. Wow, ma è bellissimo lo sfondo. Ho cercato di mettere sui lati dello scettro l'argento. Questi glitter argento bellissimi. E poi tutto rosa, no? È bellissimo, guardate. Wow. Ok, questo è bellissimo. Poi, vediamo ancora questo qui. Zuccherinoso. Che come la banana, come ho detto prima, che volevo fare tutti zuccherinosi. Bellissima. Poi, guardiamo questo qua piccolino. Oh, Madonna, com'è carino! Totoro col cuoricino! Guarda che bello sfondo! No, ma questo è un fantastico. Cioè, questi stampini qua sono bellissimi, mi piace tantissimo come escono. Wow! Poi vediamo un altro, perché sono un sacco quelli piccolini. Questo, vediamo un po'. Ah! Molang, che carino. Praticamente questi li ho fatti con la resina che era avanzata da questi qua giganti. E allora ho fatto quelli piccolini e vediamo un po' quelli giganti. Oh, questo è bellissimo. Wow. Bellissimo. Wow. Poi vediamo un altro gigante. Questo è tutto verde. Harry Potter! Guardate quanto è carina questa immagine. Ho fatto Harry Potter in un giardino. Gli occhi verdi, ho ripreso col verde. Che carina. Questa è bellissima. Poi vediamo se ce ne sono altre grosse. Sì, guardiamo qui. Vediamo dal dietro. È azzurra! Oh, ok, oh, questa è bellissima. Harry Potter con Edwige che volano. E ho praticamente trovato l'azzurro del cielo. E dove ci sono loro, ho messo i glitter azzurri come se fosse tutta la magia. Bellissimo. Loro passano e si forma la magia. Ok, basta. Bellissimo. Poi vediamo quanti ne mancano qua dentro. Oh, due. Vediamo. Ma com'è difficile farli uscire da questo stampo? Ok, quanto ce l'ho fatta. Oh, che carino! Ha cercato di fare il mare con questo pesciolino che non mi ricordo come si chiama. Che bello, wow! Poi. L'ultimo di questo stampo qui. Allora, questo è fosforescente, come vedete. E ovviamente, come potevo fare...
Hermione, Potter e Ron, ovviamente, che si illuminano al buio. Tutto magico. E mi raccomando, di questo qua che si illumina al buio, metterò la foto sia su Facebook che su Instagram. Ok, vediamo questo. L'unicorno dei Minion, che carino, ma che carino, questi glitter gialli sono bellissimi, wow. Ok, poi abbiamo questo. Ah, che bello! Ok, volevo fare. Il giardino è dietro la... mi si chiama il cielo, poi ho fatto un cuoricino, ma che bello, Hagrid! Bellissimo, con questo qui che... come si chiama? Fiorobecco, mi sembra, non me lo ricordo. Non me lo ricordo in questo momento. Poi vediamo questo piccolino. Oh, l'onigiri, che carino. Ok, vediamo questo qui. Oh, questo è fosforescente. E oh, l'ho messo... ho messo solo lui, così poi luccica per bene. Quelli fosforescenti sono normalissimi, perché se metto roba poi non è che si veda tanto che luccicano. Oh, che carino questo gattino, che mi ha fatto disperare, perché sono gli sticker quelli morbidosi, quelli più alti, no? E continuava a muoversi e andare dove cavolo voleva. Io ho fatto il giardino con i fiorellini e il gattino, ma che carino. Poi vediamo gli ultimi piccolini. Ah, l'ananas, che tenero. Bello. Poi questo. Un fosforescente anche questo. Oh, con le farfalline. Ah. Carino, guardate, guardate. Adesso, essendo stati al buio, non luccicano, dovete, cioè di solito li metto sotto la luce, vedete poi come luccicano. L'ultimo piccolino, sì, è questo qua. Ah, mona, tutto vestito elegante con la farfallina. Che bello. Non ne mancano tanti, ma questo video sta durando un sacco, perché ho fatto un sacco di creazioni, ed ecco un altro Harry Potatoes. E qua l'ho fatto rosa. E poi, qua la stessa cosa, la bacchetta magica che dona magia al mondo. Bellissimo questo, mi piace un sacco. Poi. Ta-tan. Ah! Che carina questa patata. Bella, come luccica. Le ultime due creazioni. Cosa c'è qua dentro? Boh. Ah, il gattino come quell'altro, che carino. Qua come se la farfallina fucsia. Tutto azzurro, che carino. L'ultimo. Vediamo. Com'è alto questo? Dovrebbe essere un chihuahua. Anche questo qua mi ha fatto disperare. Che è come questo gattino qui. Continuava ad andare dove voleva lui. E alla fine è uscito così. Ma è davvero bellissimo il cagnolino nell'erba. Ed è uscito altissimo anche. Perché è un po' altino questo sticker. Ok. Queste sono le creazioni che ho fatto. Un po' su Harry Potter e un po' su cose molto tenere, 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 tenere. Allora, la mia preferita. Ce n'è, perché c'è, perché l'ho vista prima, devo solo cercarla. Ah, eccola, è questa. Con Edvige. Questa è bellissima, secondo me. Voi fatemi sapere qual è la vostra preferita. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando tanti 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 bacini. Ciao ciao ciao!